Nel 1903, lo scienziato russo Ivan Pavlov portò a termine un esperimento per provare l'esistenza del riflesso condizionato negli animali. Pavlov partì dal presupposto che nel cane è presente il riflesso incondizionato della salivazione ogni volta che gli viene sottoposto del cibo. Lo scienziato associò per diverse volte all'animale la presentazione del cibo a uno stimolo neutro, quello di una campanella. In questo modo Pavlov riuscì a produrre una risposta condizionata da parte dell'animale. Infatti, ogni volta che la campanella suonava, il cane, anche in assenza di cibo, metteva in atto il meccanismo della salivazione. Possiamo vedere dimostrazioni di condizionamento classico nella vita di tutti i giorni. Se per esempio andiamo dal dottore per fare un vaccino e il dottore ci dice «Non ti preoccupare, non ti farà male», e invece la puntura ci provoca un dolore fortissimo, a partire da questo momento associeremo alla frase «Non ti preoccupare, non ti farà male» una sensazione di dolore. Infatti, se qualche tempo dopo andiamo dal dentista e lui prima di infilarci lo specchietto in bocca per una semplice visita ci dice «Non ti preoccupare, non ti farà male», anche se sappiamo bene che non potrà farci male, associamo comunque quella frase a un forte dolore e abbiamo l'istinto di scappare. Un secondo caso di condizionamento classico puoi metterlo in atto con un tuo compagno. Prendi una cannuccia e a una distanza di circa 10 cm soffia nell'occhio del tuo compagno, che di riflesso chiuderà le palpebre. Ora ripeti la stessa azione, ma facendo precedere al soffio il suono di un campanello. Vedrai che il tuo compagno, dopo poche prove, chiuderà gli occhi al suono del campanello, anche se tu non soffierai nella cannuccia. Il condizionamento classico funziona su tutti gli animali. Ora prenderemo come esempio un gatto. Se ogni volta che diamo da mangiare al gatto facciamo suonare una campanella, il gatto, istintivamente, ogni volta che sentirà quel suono, correrà verso la sua ciotola, anche se la troverà vuota. Quel rumore, che prima per l'animale era un suono neutro, è diventato per lui sinonimo di cibo. Sapresti indicare altri esempi di condizionamento classico?